Nel 1751, Denis Diderot e Jean-Baptiste d'Alembert pubblicano il primo volume della loro Enciclopedia, o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri. Un'opera colossale che racchiude in 60.000 voci la totalità delle conoscenze pregresse e che ha come principio ispiratore che la conoscenza derivi da ragione ed esperienza e non da un'autorità intellettuale, al tempo la Chiesa. È uno dei passi cruciali del progetto di organizzazione e condivisione della conoscenza portato avanti fin da Aristotele e che 2 secoli e mezzo dopo adopera la potenza di Internet per realizzare la più grande enciclopedia della storia umana, Wikipedia. Questo è il primo di una serie di 3 video realizzati in collaborazione con Wikimedia Italia, con l'obiettivo di raccontarvi perché il progetto che Jimmy Wales e Larry Sanger fondarono nel 2001 sia un patrimonio umano e non la chimera descritta da chi disprezza il valore dell'impresa di una comunità di almeno 100.000 contributori e contributrici attivi. 52 milioni di voci non si scrivono infatti senza il lavoro di persone che decidono volontariamente di partecipare attivamente al progetto, nel rispetto dei 5 pilastri fondamentali dell'enciclopedia, sia scrivendo le voci, sia modificandole e in entrambi i casi avvalendosi dello studio critico di una pluralità di fonti attendibili, riportate in calce agli articoli stessi. Chi mi segue da tempo sa quanto ritenga fondamentale l'uso e l'accurata citazione di fonti affidabili. È il motivo per cui credo nel valore di Wikipedia. Non conta l'autorità, ma l'autorevolezza, ossia il grado di fiducia che attribuiamo a chi presenta onestamente fonti attendibili, senza inclinazioni verso l'uno o l'altro punto di vista e distinguendo i fatti dalle opinioni. Questo è il concetto di punto di vista neutrale, che si realizza anche attraverso il giusto rilievo. Seguitemi su questo punto perché è delicato. I punti di vista significativi, che siano supportati o pubblicati da fonti affidabili, devono essere riportati tenendo conto del peso che assumono sulle fonti affidabili stesse. Mettere sullo stesso piano la descrizione scientifica della sfericità della Terra con l'idea balzana della Terra piatta non è assumere un punto di vista neutrale. Quest'ultima pseudoteoria non può trovare spazio nella voce dedicata al nostro pianeta ed eventualmente sarà citata in una voce a parte, dove verrà spiegato che essa è una teoria estremamente minoritaria e che le prove portate a sostegno di essa siano prive di fondamento scientifico. Wikipedia è un'enciclopedia. Il carattere enciclopedico ne sottolinea l'ambizione di raccogliere l'intera conoscenza umana, un obiettivo reso realistico dal costo sempre minore dei sistemi di archiviazione, che a differenza della carta stampata permettono di abbattere ogni limite di spazio o contenuto. E Wikipedia è un'enciclopedia libera. Ognuno ne può usare, modificare e distribuire i contenuti, a meno di limitazioni in casi eccezionali, ed essa si fonda sulla partecipazione collettiva alla conoscenza, poiché crede che la comunità possa lavorare congiuntamente per costruire una conoscenza vera, attendibile, aperta e distribuita. È a questo punto legittima la domanda su come si possa garantire l'accuratezza se chiunque può modificare le voci. Perché, se a questo punto il discorso non fosse ancora chiaro, sopra ogni voce di Wikipedia trovate una linguetta con scritto modifica. Cliccarci sopra è il primo passo per la vostra partecipazione attiva al progetto. Be bold, sii coraggioso, è il motto che invita a prendere parte alla modifica di una voce. Usando fonti attendibili, ed esercitando un pensiero critico nelle citazioni, che devono essere adeguate al contesto e presentate con punto di vista neutrale, sia persone esperte che contributrici e contributori appena arrivati possono offrire il loro contributo, poiché l'unico discrimine è la qualità di quello che si scrive. Già nei suoi primi anni di vita, la qualità delle voci di Wikipedia è sempre stata alta. Una ricerca su Nature del 2005 comparò l'accuratezza di diverse voci scientifiche pubblicate su Wikipedia o sull'Enciclopedia Britannica, mostrando come in media vi siano 4 errori per voce sulla prima e 3 errori per voce sulla seconda. Tale livello di accuratezza, comparabile con quello di un'enciclopedia su carta stampata, è reso possibile dal meccanismo di discussione, caratteristico del processo stesso di modifica. Sul lato opposto al tasto modifica è infatti presente la linguetta discussione. È qui che vengono risolte tra gli utenti le dispute sui contenuti. Ogni dibattito è volto a far emergere una decisione inclusiva e corretta e non si risolve in una votazione. Chi propone o contesta una modifica deve portare argomenti poggiati su solide basi, da cui emerga una conoscenza vera. Il contributo a Wikipedia può spingersi oltre. Creare una nuova voce nell'enciclopedia è un compito sicuramente impegnativo e come la modifica totalmente volontario.
ed è il motivo per cui spesso persone esperte nel proprio ambito sono restie a scrivere. Ma è un compito appagante. Wikipedia crede che ogni persona abbia il diritto di imparare, ma anche che ogni persona abbia qualcosa da insegnare agli altri. Il software Wiki, a cui l'enciclopedia deve la prima parte del proprio nome, permette di scrivere le voci direttamente nel browser e salva tutte le modifiche in una cronologia a disposizione di tutte le contributrici e i contributori. Il programma non nasce per impostare graficamente la pagina, ma mette l'accento sui contenuti e su come essi vengono presentati. È preferibile uno stile chiaro e comprensibile. Inoltre, bisogna accertarsi che quanto si scrive non sia coperto dal diritto d'autore, su questo punto ritorneremo nel terzo video, e che non sia una ricerca originale. Scopo di Wikipedia è infatti riportare la conoscenza attuale, non espandere la conoscenza attuale. I ricerche originali trovano spazio in riviste scientifiche o altre pubblicazioni specialistiche. Che siate o meno desiderose o desiderosi di prendere parte alla comunità dei wikipediani, è indubbio che Wikipedia rappresenti un esempio di come la collaborazione di una comunità possa creare e distribuire una conoscenza condivisa, basata sulle fonti, affidabile e obiettiva. Anche il semplice lettore o lettrice ha un ruolo attivo, comunque. Deve verificare eventualmente che quanto scritto sia coerente con le fonti riportate in fondo ad ogni pagina. Deve approfondire, perché la conoscenza non si esaurisce in una singola lettura. E, se già è esperto dell'argomento, deve confrontare quello che legge con le proprie conoscenze ed eventualmente portare un contributo. Questo era tutto quanto avevo da dirvi in questo primo video dedicato a Wikipedia. Grazie per aver guardato. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella accanto al bottone di iscrizione per ricevere una notifica quando usciranno il secondo e il terzo video dedicati a questa straordinaria impresa umana. Parleremo ancora del ruolo di Wikimedia Italia e di che cosa siano i contenuti liberi, che rappresentano un mezzo essenziale per esercitare la propria libertà digitale.